Benvenuto a Gli Enigmi della Sfinge. In origine le sfingi erano intese come personificazioni del sovrano. La testa umana, con il copricapo del faraone, era fusa al corpo di un leone a simboleggiare le qualità positive possedute tanto dal maestoso animale quanto dal faraone. Forza, rapidità di attacco e indiscutibile autorità. Per queste stesse virtù, la sfinge era considerata un simbolo di protezione. Per questo motivo, file di sfingi costeggiavano il Dromos a protezione del sentiero percorso dagli dei per raggiungere il tempio. Nel corso dei secoli, storici e appassionati si sono chiesti chi avesse costruito le sfingi, per quale scopo e che cosa rappresentassero. Sono domande ancora senza risposta. Esistono tuttavia diverse teorie, alcune più accreditate di altre. Una teoria ipotizza che Diedefra avesse scelto di rendere omaggio a Cheope, suo padre, erigendo la grande sfinge di Giza. Il tempio in pietra sul lato orientale della Sfinge sarebbe stato aggiunto successivamente da suo fratello e successore Khefren per rafforzare il culto divino dedicato al padre. Sarebbe stato il primo tempio egizio orientato verso il sole. Un'altra teoria suggerisce che la Sfinge sia stata costruita da Khefren per rappresentare se stesso. Gli argomenti a sostegno di questa ipotesi si basano sul fatto che le basi di calcare utilizzate per la costruzione del Tempio della Sfinge sono geologicamente e architettonicamente simili a quelle del Tempio a Valle di Khefren. Altri ancora ritengono sia stato lo stesso Cheope a far costruire la Sfinge, che venne poi ultimata dai suoi successori Diedefra e Khefren. Queste argomentazioni si basano sullo stile delle incisioni, la tipologia del Nemes e l'assenza di barba al tempo della costruzione. Sebbene ci sia arrivata un'immagine monocromatica dei monumenti e delle statue dell'antico Egitto, non bisogna mai dimenticare che nell'antichità ogni cosa era dipinta. L'azione del sole sui pigmenti, l'erosione della sabbia, il clima e l'inesorabile effetto del tempo hanno purtroppo cancellato i magnifici colori della Sfinge di Giza. La testimonianza di uno studioso arabo del XII secolo, Abd al-Latif al-Baghdadi, indica che tracce di rosso fossero ancora visibili ai suoi tempi. Oggi, tuttavia, gli unici colori rimasti sono le tracce di rosso vicino alle orecchie della Sfinge e di blu e giallo sul Nemes, come da tradizione per quel tipo di copricapo. I pigmenti per il colore rosso erano fatti a mano, ottenuti mescolando differenti materiali quali argilla, sabbia di quarzo ed ematite finemente tritata. Nell'antico Egitto c'era una forte simbologia legata al rosso. Era sia il colore della vita che della morte. Poteva rappresentare le sabbie del deserto come lo splendore del sole. Il rosso era anche associato al dio Set, vendicativo e distruttore. Deshret, il termine egizio per il colore rosso, era anche la parola che indicava il deserto o la corona reale del Basso Egitto.
Nell'arte egizia il rosso era anche il colore usato per dipingere gli uomini, mentre per le donne veniva usato il giallo. È possibile che vi siano stati dei tentativi di restaurare i colori durante il regno della dinastia saitica, 600 anni antecedente a Cleopatra, come indicato sulle note della stele dell'inventario, scoperta nel 1858 da Auguste Mariette. Per questo motivo il team ha deciso di rappresentare la Sfinge con tutti i suoi colori, sebbene, al tempo di Cleopatra, essi avrebbero dovuto essere già scomparsi. Risalente alla quarta dinastia, approssimativamente intorno al 2600-2500 a.C., la grande Sfinge di Giza è la Sfinge più grossa e antica di cui siamo a conoscenza. Scolpita da un blocco naturale di calcare, la Sfinge misura 19,8 metri in altezza, 73,2 di lunghezza e 14 in larghezza. Per levigare l'imponente monumento, numerosi blocchi di calcare vennero aggiunti successivamente alla fase iniziale della costruzione. Da allora sono stati fatti numerosi tentativi di conservazione. La levigatura raffigurata nel gioco integra aspetti dei moderni restauri. Il team ha fatto questa scelta per rappresentare al giocatore una versione più iconica della Sfinge di Giza. Oggi la Sfinge viene chiamata la Terrificante. Questo appellativo è una traduzione dall'arabo Abu el Hol, a sua volta derivante dal termine copto Baluba. L'intera Sfinge è stata scolpita sul posto da un promontorio di roccia viva. La testa è stata ricavata da una roccia calcarea del Mukattam e il corpo, scolpito sul luogo, nella pietra viva. Il disfacimento della Sfinge è in gran parte dovuto all'erosione del vento sui differenti tipi di calcare usati nella costruzione. La quantità di sodio contenuta nelle falde acquifere su cui poggia la pietra è anch'essa un fattore rilevante. Il letto di roccia naturale si intravede attraverso le stratificazioni oblique del corpo della Sfinge, somiglianti al calcare circostante. Fin dall'antichità si è sempre creduto che vi fosse una tomba nascosta all'interno della Sfinge. Si pensa che i tentativi di saccheggiare la Sfinge siano cominciati già dal primo periodo intermedio. Da allora sono stati fatti numerosi altri tentativi di svelare i segreti della Sfinge, lasciando cicatrici indelebili sul monumento. Un ingresso sul lato posteriore della Sfinge, lungo 12 metri e ricavato al tempo dei faraoni, destò parecchie curiosità. Benché Tutmose IV avesse tentato di farlo sigillare, fu probabilmente riaperto dai saccheggiatori. Fu riscoperto da Howard Wise e più recentemente mappato da Mark Lehner. Questo ingresso posteriore conduce a diverse cavità di alcuni metri ciascuna, situate nel corpo della statua e sotto la superficie del suolo. Il team ha sfruttato questa opportunità per estrapolare qualcosa di più.
Sebbene in tempi recenti non ci siano state importanti scoperte relative alla Sfinge di Giza, nuove ipotesi e teorie continuano ad emergere. Senza la verifica fornita dalle fonti archeologiche, tuttavia, esse rimangono non dimostrabili. La prima delle tante teorie sul significato della Sfinge di Giza ipotizza che questa fosse in origine una colossale statua del dio Anubi. La sua argomentazione principale è che la testa della Sfinge sia sproporzionata rispetto al resto del corpo. La seconda teoria sostiene che la rappresentazione di due sfingi sulla stele di Tutmose IV indicherebbe che un'altra sfinge di pietra sia esistita nello stesso luogo, forse in posizione simmetrica, sull'altra sponda del Nilo. Tuttavia, nessuna di queste teorie può essere verificata in alcun modo. Diversi progetti scientifici basati sulle nuove tecnologie sono stati avviati negli ultimi anni. Il più importante è stato condotto da Mark Lehner e il suo staff, specializzato nello studio dell'altopiano di Giza, che comprende anche il sito della Sfinge. I rilievi hanno reso possibile individuare diversi strati di erosione e i materiali usati per costruire la Sfinge e di analizzare le zone più fragili da tutelare. Dopo una serie di tentativi senza successo, Lehner decise di ricorrere ai rilievi fotometrici per riprodurre fedelmente le proporzioni della Sfinge. Ciò che la Sfinge di Giza rappresentava durante la costruzione e come essa fosse percepita dagli egizi del Nuovo Regno sono due faccende molto diverse. Originariamente rappresentazione del sovrano permeato dalla forza del leone, la Sfinge venne infine considerata come rappresentazione diretta della divinità. Secondo una teoria, i sovrani del Nuovo Regno credevano che la Sfinge di Giza fosse quella che riconosceva e legittimava il sovrano d'Egitto. Pertanto, benché la Sfinge di Giza fosse parzialmente sepolta dalla sabbia durante il suo regno, Amenofi II sapeva che il monumento aveva una grande importanza. Amenofi II fece erigere un altro tempio presso la Sfinge, dedicato a Horemaket, in omaggio ai suoi predecessori Cheope e Chefren. Divenne abitudine di questa dinastia passare del tempo presso la Sfinge insieme alla corte reale. Il suo santuario divenne noto come Setepet, il luogo prescelto. L'egittologo Mark Lehner riteneva che Amenofi II avesse fatto costruire una statua di se stesso collocata tra le zampe della Sfinge, presumibilmente per dare autorevolezza al suo regno, insieme ad una stele rinvenuta da Selim Hassan. Anche molti altri faraoni di questa dinastia, come Tutankhamon e Ramsete II, lasciarono il segno del loro passaggio in maniera simile. Non si fecero certo scrupoli a prelevare pietre dai templi e dalle piramidi vicine, come fece anche Tutmose IV, figlio e successore di Amenofi II. Addormentato tra le zampe della Sfinge, il futuro Tutmose IV vide in sogno il dio Horemaket proclamare la sua imminente ascesa al trono dei due regni.
L'evento si sarebbe avverato solo se Tutmose avesse rimosso la sabbia che ricopriva la Sfinge. La maestosa guardiana e personificazione del dio non doveva essere celata dalle sabbie del deserto. La stele di 15 tonnellate fatta erigere da Tutmose IV per commemorare il suo sogno fu scoperta nel 1818 dall'egittologo italiano Giovanni Battista Caviglia, impegnato nell'impresa di liberare dalla sabbia la Sfinge che ne era stata nuovamente ricoperta. Cercando un'apertura d'ingresso nella struttura della Sfinge, scoprì invece una cappella a cielo aperto e delle stele tra le zampe. Erano ancora presenti le ceneri di una cerimonia. Protette dalla sabbia, si trattava forse dei resti di uno degli ultimi riti di epoca romana. Lo stesso anno Caviglia rinvenne dei frammenti della barba della Sfinge, probabilmente aggiunti durante il Nuovo Regno. Molti di questi frammenti sono custoditi in vari musei del Cairo e uno di essi è esposto al British Museum, insieme a un frammento dell'ureo appartenente al copricapo della Sfinge. Si ritiene che questo frammento di barba sia stato mantenuto al suo posto dalla statua di Amenofi II, presumibilmente situata sotto la testa della Sfinge. Una leggenda vuole che il naso della Sfinge di Giza sia stato distrutto al tempo di Napoleone Bonaparte da una cannonata dell'esercito francese durante l'addestramento. Tuttavia, incisioni antecedenti alla campagna d'Egitto ritraevano già la Sfinge senza il naso, a dimostrazione che esso era stato rimosso prima dell'arrivo dei francesi. L'ipotesi più plausibile è basata sulle ricerche dello storico tedesco Ulrich Harman. Negli anni Ottanta, Harman assemblò una serie di fonti medioevali di autori arabi. Scoprì così che la Sfinge era un tempo vista come un simbolo benevolo, una divinità propiziatrice del sedimento che attraverso le inondazioni alimentava i raccolti. Intorno al 1378, un sufi di nome Mohammed Sahim Haldar, che non sopportava la vista del monumento, in un gesto iconoclasta ruppe il naso della Sfinge. Secondo il testo, per questo gesto fu impiccato e bruciato tra le gambe della Sfinge. Benvenuto a Il complesso funerario di Cheope. Il tempio a valle era la prima struttura che si incontrava all'ingresso dell'intero complesso funerario. Era considerato l'ingresso ufficiale alla tomba e univa le componenti strutturali sia di un tempio che di un portico. Il tempio a valle di Cheope mostra chiaramente i resti di una superficie in basalto dove si suppone potesse trovarsi la struttura del portico. Una suddivisione simile simboleggiava probabilmente sia il lato solare che quello oscuro dell'aldilà.
La rampa processionale di Cheope correva dalla pianura alluvionale all'altopiano, collegando il tempio a valle e il tempio funerario. Una tradizionale rampa processionale era lastricata, circondata da muri e spesso dotata di copertura. Frammenti scoperti dagli archeologi dimostrano che i muri della rampa processionale di Cheope, tra i più lunghi preservati fino ad oggi, erano decorati con incisioni e dipinti. Le immagini mostrano una grande varietà nei temi trattati. Le stelle sul soffitto sono accompagnate dalle scene di guerra sui muri. Altre incisioni raffigurano operai al lavoro nella costruzione dell'intero complesso. I più imponenti tra i cimiteri privati di Giza trovano posto a est e a ovest della piramide di Cheope. Il cimitero a est era riservato ai membri della famiglia reale. A sua volta, il cimitero ad ovest veniva dedicato a varie figure nobili. Entrambi, le tombe private, chiamate mastabe, venivano posizionate seguendo un preciso ordine lungo strade e viali. Era probabilmente un modo per ricreare anche nell'aldilà la corte del re. Ad est della piramide di Cheope si ergono tre edifici più piccoli, le tre piramidi delle regine. Un passaggio porta dalla superficie a una camera sepolcrale, ricavata dal basamento in roccia e decorata in muratura. Per quanto sia evidente che i monumenti fossero pensati per seppellire le regine, l'identità degli occupanti originali rimane misteriosa. La piramide più a nord era stata probabilmente pensata per la regina Eteferes, che si crede fosse la madre di Cheope. Ma nel 1925, nelle vicinanze, è stata scoperta la sua vera tomba. Giaceva nascosta sul fondo di una profonda fossa in muratura, in una stanza sotterranea. All'interno della camera segreta, gli egittologi hanno scoperto il più ricco equipaggiamento per riti funebri risalente all'antico regno. Ma a mancare era il corpo. Vicino alla piramide di Cheope, gli egittologi hanno scoperto sette fosse a forma di barca. L'esatta funzione delle fosse a forma di barca rimane tutta da scoprire, per quanto si possa supporre che ricoprissero un ruolo simbolico. Il fatto che le fosse a barca si trovassero sul lato est della piramide, proprio dove sarebbe ricomparso il re una volta risorto, costituisce un'ulteriore prova a supporto di una simile tesi. Thank you.
Le due fosse più a sud, entrambe caratterizzate da una copertura in pietra calcarea, furono scoperte nel 1954 dall'egittologo egiziano Kamal al-Mallah. Solo una delle due è stata aperta. Al suo interno sono state trovate 1224 parti di una barca realizzata in legno di cedro, riassemblata poi dal celebre restauratore Ahmed Youssef. Il lavoro ha richiesto 28 anni. Youssef ha seguito gli incastri delle mortase e dei tenoni, unendo le varie parti con funi vegetali nel tentativo di ricreare un design quanto più vicino all'originale. Il termine greco pyramidion si riferisce alla cuspide in cima a una piramide o a un obelisco. In antico egizio, entrambe venivano conosciute anche come benben. Lo stesso termine veniva utilizzato per indicare un particolare pane a forma di cono. Il pyramidion voleva essere una riproduzione in miniatura della piramide, capace di assumere simbolicamente la sua stessa importanza. Sono stati recuperati diversi pyramidion da alcuni gruppi di piramidi. Il più antico, trovato nel Dashur, è un eccellente esempio dei pyramidion dell'antico regno. È in pietra calcarea e non ospita alcuna iscrizione. Alcuni pyramidion scolpiti sono stati trovati all'interno di cappelle funebri private. Le iscrizioni si riferiscono al simbolismo solare di Benben. I pyramidion delle piramidi di Giza non sono mai stati trovati. La ricostruzione che si vede nel gioco è totalmente fittizia ed è costituita da un pyramidion dorato con incisioni legate a Cheope. Benvenuto a I segreti della Grande Piramide. Costruita intorno al 2550 a.C., la Grande Piramide di Giza è considerata uno dei monumenti più rappresentativi dell'Egitto. È la più grande fra le piramidi, nonché l'unica fra le sette meraviglie del mondo antico giunta fino a noi. I numeri della Grande Piramide di Giza sono impressionanti. Una forza lavoro di oltre 20.000 persone, 6 milioni di tonnellate di pietra e una costruzione durata 20 anni. Un'impresa colossale per la tomba di un faraone. La costruzione della Grande Piramide rappresentò anche uno sfoggio di potere e opulenza da parte di Cheope. Essa fa parte di un vasto complesso funerario che include anche due templi, tre piramidi satellite, una rampa processionale e una necropoli per i costruttori. Possiamo supporre che alla base della costruzione di questi monumenti vi fosse l'intento di Cheope di imporsi come uno dei più grandi faraoni a regnare su un Egitto unificato. Thank you.
4.500 anni più tardi, nuovi dettagli continuano ad emergere sull'ingegneria e la cultura dell'antico Egitto. Per esempio, un papiro recentemente disotterrato ci offre uno scorcio di vita quotidiana di un commerciante al tempo della costruzione della piramide. Dal registro di un caposquadra, invece, possiamo ricavare informazioni su operai e artigiani, sui loro turni di lavoro e i materiali grezzi impiegati. È interessante notare come già al tempo di Cleopatra lo scopo divino della piramide, la sua costruzione e la funzione delle sue camere interne fossero avvolti nel mistero. Solo grazie a uno scrupoloso lavoro di ricerca oggi siamo riusciti a svelare alcuni dei misteri della Grande Piramide. Gli antichi egizi erano già da secoli dei raffinati architetti quando i lavori della Grande Piramide ebbero inizio. Concepita come tomba di Cheope, la struttura della Grande Piramide è considerata un'opera architettonica praticamente perfetta sia dagli ingegneri che dagli storici. Perfettamente orientati rispetto ai punti cardinali, i lati della piramide misurano 230 metri alla base, mentre l'altezza originaria era di 147 metri. Con un margine d'errore dello 0,5%, la base della piramide è un quadrato perfetto. Per ottenere una forma perfettamente piramidale, la progettazione e l'esecuzione del monumento richiesero un gran numero di accorgimenti. Particolarmente critico fu mantenere il controllo dell'inclinazione dei quattro lati durante ogni fase della costruzione. Per la costruzione della piramide furono usati blocchi di calcare estratti da una cava, di peso compreso fra le 2 e le 15 tonnellate ciascuno. Il modo in cui i blocchi venivano trasportati è ancora oggetto di dibattito da parte di architetti ed egittologi. La precisione del disegno e la sua monumentale messa in opera, in un'epoca in cui i metalli pesanti non erano ancora in uso, fanno della Grande Piramide una delle più impressionanti opere nella storia dell'ingegneria umana. Si calcola che per la costruzione della piramide siano stati necessari tra i 600.000 e i 2 milioni di blocchi di pietra. Secondo i calcoli, gli operai avrebbero dovuto trasportare 12 blocchi ogni giorno ininterrottamente per 20 anni per piazzare i 2,3 milioni di blocchi che compongono il monumento. A differenza delle camere interne costruite in granito rosso di Aswan, il resto della piramide è costruito da blocchi di calcare locale di peso compreso fra le 2 e le 15 tonnellate. Come questi blocchi venissero trasportati è ancora oggetto di dibattito. Ricerche recenti ipotizzano che venisse utilizzata una grande rampa costruita all'interno.
Il registro scoperto di recente conferma che il calcare pregiato del rivestimento esterno venne trasportato via nave sul Nilo dalle cave di Tura. Una volta completato, la bianca pietra levigata della Grande Piramide avrebbe riflesso la luce del sole come un faro, meritandosi l'appellativo di Orizzonte di Cheope. Nel corso dei secoli, sia ladri sia viaggiatori hanno numerose volte tentato di entrare nella piramide. Alcuni testi antichi riportano dettagli sul suo interno, a testimonianza che qualcuno effettivamente riuscì ad entrare. Chi e quando, tuttavia, non è dato sapere. L'ingresso principale della piramide è situato 17 metri sopra il livello del suolo. È orientato verso nord e probabilmente in allineamento con la stella polare. Sebbene il passaggio d'ingresso fosse già stato scoperto nell'antichità, era impossibile proseguire all'interno della piramide a causa di alcuni enormi blocchi verticali di roccia. Tuttora i visitatori si servono dell'ingresso un tempo utilizzato dai saccheggiatori. L'ingresso dei saccheggiatori si dice sia stato aperto nel IX secolo dal califfo Al-Mamun. A caccia di tesori, il califfo diede ordine ai suoi uomini di scavare un passaggio nella Grande Piramide. L'ipotesi più probabile è che gli uomini del califfo si siano limitati ad ampliare un corridoio già esistente, ricavato da altri saccheggiatori durante l'antichità. In questo modo hanno permesso l'accesso a questa meraviglia. Numerosi tentativi di accedere alla Grande Piramide e svelare i suoi segreti si sono susseguiti nel corso dei secoli. Nel XIX secolo, l'idea che esistesse un altro passaggio sul lato sud provocò il danneggiamento di un lato della piramide e, purtroppo, nessun altro risultato. Sebbene la ricerca di ulteriori camere e passaggi continui ancora oggi, l'interesse per la conservazione è alla base di tutte le attuali esplorazioni. Benvenuto a La Grande Piramide, la camera sotterranea. C'è un passaggio che conduce alla camera sotterranea della piramide di Giza che parte dall'entrata originaria. Le sue pareti furono scolpite nella roccia dell'altopiano e poi ricoperte con pregiato calcare senza segni o iscrizioni. Il ripido passaggio discendente ha una pendenza di 26 gradi, molto stretto e dal soffitto basso, è un cunicolo assai lungo e impegnativo. Sebbene il passaggio fosse lungo 145 metri, il team di sviluppo ne ha ridotto la lunghezza, ampliandone invece larghezza e altezza. L'obiettivo principale nel riprodurre la piramide di Giza è stato di mantenere la sensazione claustrofobica dei suoi ambienti interni, garantendo allo stesso tempo fluidità di movimento all'interno del gioco. Thank you.
Il pozzo era un cunicolo verticale di 58 metri che collegava il corridoio discendente con la grande galleria sovrastante. Una cavità ad esso adiacente era probabilmente un piccolo pozzo naturale che fu allargato durante la costruzione delle gallerie interne. Se questa cavità sia stata concepita per altri scopi, non è tuttora chiaro. Sono state fatte molte ipotesi sulla funzione del pozzo. Una teoria è che il canale sia stato scavato per garantire aerazione ai lavoratori nel cunicolo discendente. Un'altra è che dovesse servire da via d'uscita una volta completati i lavori nel cuore della piramide. Senza di esso, i lavoratori sarebbero rimasti per sempre intrappolati all'interno una volta sigillata la grande galleria. L'apertura in fondo al pozzo fu probabilmente sigillata dai lavoratori quando uscirono per camuffare il cunicolo. Alla fine del corridoio discendente, 30 metri sotto la superficie dell'altopiano di Giza, si trova una camera sotterranea. Scavato direttamente nella roccia, è un ambiente ampio, con un soffitto alto 3 metri. Il pavimento e i muri sono grezzi e irregolari, il che fa pensare che non sia mai stato completato. Dall'estremità meridionale della camera inizia un altro stretto corridoio, simile agli altri, che però si interrompe dopo circa 20 metri. La camera contiene anche una fossa di 11 metri adiacente al lato orientale. La sua funzione non è chiara. Nel gioco, il pozzo conduce a un complesso sotterraneo fittizio che ospita alcuni dei misteri fondamentali della storia. La funzione della camera sotterranea rimane avvolta nel mistero. Un'ipotesi molto popolare è che sarebbe dovuta essere la camera mortuaria di Cheope. Il faraone però cambiò idea, preferendo essere seppellito a un livello più alto della piramide, cosa che spiegherebbe lo stato incompiuto della camera. Benvenuto a La Grande Piramide di Giza, le camere superiori. All'entrata del cunicolo ascendente vi sono tre blocchi di lastricato di granito, del peso di circa 25 tonnellate ciascuno. Servivano per proteggere la piramide dai saccheggiatori. Per nulla scoraggiati, i saccheggiatori si limitarono a scavare la più morbida pietra calcarea che circondava i blocchi, creando il cosiddetto passaggio dei ladri. Sebbene in realtà il passaggio dei ladri sia un'unica apertura che conduce a entrambi i cunicoli, nel gioco abbiamo creato accessi individuali per ognuno di essi. Pertanto, nel gioco, un'entrata porta al cunicolo ascendente e l'altra a quello discendente. Il cunicolo ascendente della piramide di Giza conduce direttamente alla grande galleria e vi si accede a 30 metri dall'entrata lungo il corridoio discendente.
Entrambi i corridoi hanno dimensioni simili e la stessa pendenza di 26 gradi. Il corridoio ascendente presenta mattoni lisci sui muri e diverse pietre trapezoidali. Sia il pavimento che il soffitto conservano tracce del fatto che il passaggio fu ampliato, probabilmente prima o dopo il funerale, per consentire ai lavoratori di spostare i blocchi di granito che sarebbero serviti a sigillare l'apertura. La funzione della grande galleria è tuttora oggetto di dibattito. Potrebbe essere stata costruita in allineamento con le stelle, come separatore a protezione della camera del re, o semplicemente per facilitare lo spostamento dei blocchi di pietra all'interno della piramide. L'accesso alla camera della regina si trovava all'inizio della grande galleria. A dispetto del nome, si ritiene che nessuna regina sia mai stata in realtà sepolta in questa stanza. Basandosi sulle precedenti piramidi, gli egittologi ritengono si trattasse in realtà del Serdab del re, ovvero la camera che doveva accogliere la statua del Ka, che a sua volta conteneva lo spirito del re. Situata perfettamente al centro della piramide, sull'asse est-ovest, la camera ha un soffitto a volta e misura 5,7 metri per 5,2. Nel muro orientale si trova una nicchia incuneata in un piccolo arco a mensola che potrebbe avere alloggiato la statua del Ka. Dietro la nicchia c'è un'altra apertura più piccola, probabilmente scavata da ladri in cerca di ulteriori tesori. Nel XIX secolo furono scoperti due condotti che attraversano le pareti nord e sud. Corrono entrambi in linea orizzontale per 2 metri prima di risalire ed entrambi sono chiusi da blocchi di calcare equipaggiati con maniglie di rame. Se si trattasse di condotti di ventilazione per i lavoratori o di un collegamento celestiale per lo spirito del faraone, rimane ancora da chiarire. Una recente scansione della stanza ha rivelato una cavità sconosciuta, celata dietro la parete settentrionale al di sopra del corridoio discendente. Si sta ancora indagando per stabilire la natura di tale anomalia, prima di rischiare di danneggiare il monumento. Gli architetti di Cheope furono forse influenzati da piramidi romboidali antecedenti nel progettare la galleria. Si tratta del più grande arco a mensola mai costruito, lungo 47 metri e alto 8,6 metri.
i muri si assottigliavano verso l'interno a consentire una migliore distribuzione del peso. Di conseguenza, nel punto più alto, il soffitto è largo poco più di un metro. Sebbene questa tecnica di costruzione si ritrovi in altre piramidi, poche hanno la stessa precisione e stabilità. Sebbene sia un ambiente visivamente suggestivo, la galleria aveva una funzione pratica, anche se non è ancora chiaro quale fosse. È comunque indubbio che il posizionamento dei muri contribuisca alla stabilità della struttura e che il pavimento possa aver facilitato lo spostamento di materiali. Nel centro della stanza corre un canale. Esso era originariamente ricoperto da un pavimento mobile. Le panche rialzate sui lati presentano delle fessure che forse venivano usate per agevolare il posizionamento dei blocchi di granito. Alla fine della grande galleria si trova l'entrata dell'anticamera che conduce alla camera del re. Sopra di essa si trova un passaggio orizzontale più stretto che si collega all'apice della camera del re e consentiva ai lavoratori accesso alle stanze di scarico dei pesi. Dal fondo della grande galleria si accede a una piccola anticamera con una saracinesca che chiudeva l'accesso alla camera del re. La saracinesca era composta da tre lastre di granito che, una volta calate nel loro alloggiamento, sigillavano la camera dopo la sepoltura del re. I solchi scavati per posizionare le lastre sono tuttora visibili. L'elaborato sistema di chiusura era composto da una serie di solchi per le corde e carrucole che facevano calare le lastre, come le tacche su una chiave. Ai fini del gioco, il team di sviluppo ha preferito rimuovere le lastre della saracinesca e consentire al giocatore l'accesso alla camera del re. Nella realtà, i lavoratori avrebbero lasciato la stanza dopo il funerale, calando le lastre alle loro spalle una per una. Secoli dopo, tutte e tre le lastre furono fatte a pezzi dai saccheggiatori. Le tracce della loro intrusione sono ancora evidenti. La camera del re è costruita interamente in granito rosso. La camera del re è alta 5,8 metri. Ha una copertura maestosa, composta da 5 livelli sovrapposti di blocchi di granito, che pesano tra le 25 e le 40 tonnellate ciascuno. Il livello superiore è sormontato da una volta di pietre disposte a spina di pesce per meglio ridistribuire l'enorme carico strutturale. Come nella camera della regina, due condotti si estendono verso i lati nord e sud della piramide. Sono entrambi lunghi circa 64 metri e anch'essi interrotti da chiusure di granito con maniglie di rame. Alcuni studiosi della cultura dell'antico regno ritengono che i condotti dovessero portare verso le stelle l'anima del re. L'incarnazione del faraone nel dio Ra era rappresentata dal condotto nord e quella in Horus dal condotto sud. Thank you.
In fondo al lato occidentale della stanza si trova un sarcofago di granito. Grazie ai graffiti nascosti lasciati dai costruttori sulle pietre del soffitto, sappiamo con certezza che si trattava della tomba di Cheope. Al momento della scoperta ufficiale, il sarcofago era vuoto e tutto lascia pensare che avesse anche un coperchio. È possibile che questo sarcofago fosse solo un cenotafio in memoria del faraone e che non ne abbia mai accolto le spoglie. La mummia di Cheope non è mai stata trovata. Si spera che eventuali stanze e cunicoli ancora nascosti della piramide possano far luce sulla sua ubicazione. Thank you.